E benvenuti in questa nuova puntata del Padrino. Scusate se non l'ho fatto il padrino, ma mi sono preso una pausa. Bene, adesso che mi sono preso il tempo, continuo col padrino. Intanto ho sbagliato casa. Ah, non era. Bene, quindi buona visione. Ehi ragazzo, ascolta. Serve una mano per un lavoretto, capisci? La cosa mi interessa, spiegati. Sollozzo è morto. Bruno Tattaglia è morto. Eppure Tattaglia ancora ci attaccano, sparano a vista. Devono avere qualche segreto che vogliono nasconderci. Qualsiasi cosa sia, devono tenerci davvero molto. E ora la famiglia cosa vuole che faccia? Ci vediamo domani all'appartamento di Luce Mancini. Probabilmente vedrà in giro i miei ragazzi. Ho in ballo un piccolo affare, capisci? Ok. Bene, adesso devo andare a incontrare Sonia Alcolico, si chiama. Saltiamo tutti gli atti i carichi secondari e andiamo. Vediamo un attimo la mappa. Ok. Devo andare di qua. Poi di qui a sinistra. Non ci dovrei mettere molto. Ecco che si salta, oppra. Bene, ci sono. Adesso tirare l'angolo e ci dovrei essere. Vedo che guardare la strada, no, lui passa proprio davanti. Un parcheggio da retro. Cavolo, è chiuso. Vado a piedi, correndo. Corri. Ma Sonny, davvero, dobbiamo trattare. Lo vedi? Ecco che c'è l'irlandese che è in te. Tutta sta merda sullo stare calmi, non complicare le cose. Ma
Non per mancarti di rispetto, Tom, ma un consigliere italiano tirerebbe fuori ste stronzate solo con un coltello alla gola. Sonny sei mio fratello, ma a volte... Dai, Cristo, Tom, mi dispiace. Ascolta, so che sei mio fratello fin dal giorno che ti ho portato a casa. Ma guardiamo in faccia la realtà. Dobbiamo combattere. Questa cosa sono d'accordo anch'io, I Cuneo hanno colpito due dei nostri mentre mangiavano qualcosa, dannati animali. Non li hanno nemmeno lasciati finire. È l'ora della vendetta. Qual è il piano? Colpiremo un bar dei Cuneo. Passeremo in auto e faremo a pezzettini quel posto. Boom! E poi accenderemo un bel fuoco. Sono felice di vederti. Buono piano. Va bene, andiamocene di qui. In questa vita, la nostra vita, non ci sono tre compagni. Rischi solo di finire in fondo al fiume, oddio solo sa dove. Non è un lavoro da eroe, ragazzo. Non si spara da lontano, si spara alla gente quando la puoi guardare dritto negli occhi, da vicino. Per avvicinare gli uomini e fargli saltare la testa. E capita che a volte il sangue schizza sul tuo vestito migliore. Allora, ragazzo, che dici? Te la senti, Qual è il piano? Il piano? Vuoi sapere il piano, Ecco il fottuto piano. Giova che sta rifornendo il locale e poi radelo al suolo. Questo è il mio piano. Loro colpiscono noi e noi colpiamo loro. Si parla? Ok. Quanto puoi... Per favore, non uccidermi. Vedi un pendiero pesante. Proviamo col fucile a pompa. Puoi guidare la strada? La cosa si fa semplicemente. Riuscito a peccare. Muori. Bisogna scendere, però se sono io non credo. Come hai detto? C'è qualcun altro? Beh, non mi pare. Beh, allora si scende per di qua? Sì. Su quella roba qua. Ah, forse ci sono. Sì, ci sono. Queste segne. Sorpresa! E ti ho visto, cosa credevi? Bene, bene, eccolo qua.
prima ragiono con le buone e poi per le cattive. E rifornisce questo buco. Dovrai uccidermi perché io non parlerò. Non essere così sicuro. Vediamo cosa ne pensa la mia amica Mazza. No! Abbi pietà! Per l'amor del cielo! Va bene, va bene. Tutto ciò! Parla. Non voglio ucciderti. Voglio delle risposte. Chi è il tuo fornatore? Il magazzino è gestito dai Cuneo. È tutto quello che so. Pezzo di merda. Credi di poterti infilare nel mio jacket? Fottiti! Ora lo ammazzo, non mi serve più. Grazie, mi sei stato d'aiuto. Vado a cagare. Beh, almeno sono saltato in macchina chissà come. Scusate. Ma vai contro il mondo. Ah bene, anche il camion qua. Boom, pronto tutto. Credo che di qua si vada ai modi. Oh merda. Non ne sono troppi. La macchina di sì. Vabbè, perlomeno non sono esploso. Ecco il camion là in fondo, lo vedo. Camperai. Brutta. Mi sa che prima avevo preso la strada sbagliata. E vai. Il peccato di pieno in salta. Beh, alla merda però questo salta. Vabbè, comunque ci sono. Ecco il camion. E adesso finito. Ok, è tempo di dire il loro capo. Eccolo qua.
Sono solo un uomo d'affari. Non voglio altri guai, ok? Avreste dovuto pensarci prima di scatenarci contro i tuoi ragazzi. Ti dirò ciò che vuoi sapere. Riceviamo rifornimenti da Midtown. Si decide tutto a Midtown. Ah, e da chi arrivano? È il generale Patton a vendervene, eh? Ci sei quasi vicino. Pistole, molte pistole. Hell's Kitchen, un vecchio molo. Ah, alleluia, siamo a Natale, eh? C'è di più. Arti Manzarano è il tuo capo laggiù. Senti questo Arti Alce Manzarano. Questo è un bel colpo, ragazzi. Non sapevo che lavorassi per i Cuneo. Posso andare adesso, eh? Si tratta di affari, solo affari. Ah, certo. Hai proprio ragione. È ora di ritirarsi dagli affari, amico mio. Per favore, per pietà. Ho figli, dei bambini piccoli. Tutti perdono qualcuno. Non sei un senza cuore come gli altri, lo sento. Vabbè, sì, ti lascio vivere. Rifiutare. Ecco quello del caffè. Di questa operazione da due soldi. Però prima devo eliminare le guardie. Anzi, faccio a posto. Cavolo, stai a farti vedere che ti ammazzo. Abbia. Ne sono altri? Sì. Che botta! Troviamo il capo di questa operazione da due soldi. Spero che li fate tutti fuori questa volta. Insomma, voi sopra la vista. Scusate, ma ipotenzio un attimo. Ok, non mi ipotenzio niente. Dai, tira poi la testa.
Ah, mi sento sbagliato io, eh. Ok, la porta forse è qui da qualche parte. No, no, devo andare lì. Fare il tiro. Ma no! Questo punto è difficile proprio. Ci abbiamo il capo di questa operazione da due soldi. Tutti morti. Non morire! Per un pelo! Aspetto. Oh, morto finalmente. Spero. A posto. E in camera adesso anche. Ok, ecco il magazzino. Un po' di tosse. Come il maiale che è. Bene, ecco quei pensi fornitori. Pensi forse di impressionarmi? Questo era uno per la massa da baseball. Prendi la mira e via. Mi arrendo. Fatto. Arti, sicuro di volere i Corleone come nemici? Fai i tuoi affari con noi e vedrai che lo considereremo un atto di amicizia. Rifiutati e sarà come un tradimento. Ok, è tutto tuo. Spero solo che tu sappia che cosa ti aspetta. Lo so, lo so. Bene, un altro giorno, un altro dollaro e mezzo. Basta seguire il fiume, visto? Segui lo schifo per capire da dove arriva. Oggi ne abbiamo visto di schifo, capo. No, sono felice di averti al mio fianco. Ho imparato dal migliore. Bene, questo episodio finisce qui, spero che vi siate divertiti dopo tanto tempo e al prossimo video, ciao!